Allora, con questo video vorrei far vedere come andare in modo molto empirico e molto veloce a mettere, diciamo, a localizzare con la quota C la sede per un anello elastico, ok? Perché io dovrei quotare dalla battuta a qui, che è, diciamo, una quotatura funzionale. Naturalmente io dovrei fare tutti i calcoli, tenere conto, però un modo a mio avviso veloce è quello di, e poi andiamo a dimostrarlo, ok? È quello di mettere la larghezza del cuscinetto, sommarla alla larghezza dell'anello siger, l'anello elastico, mettendo poi come tolleranza più un decimo e zero. Adesso andiamo a vedere se è fattibile la cosa, no? Andiamo a spiegarla un po'. Dunque, la catena delle quote è questa qui. A questo punto, qui è G1 uguale a C meno A meno B, ok? Ok, poi qui abbiamo delle tolleranze standard, che di solito sono standard, dunque la larghezza dell'anello elastico è in H11, i cuscinetti di solito sono con quella tolleranza lì, naturalmente è un H, però dovrebbe essere più o meno attendibile, è una dimostrazione che dovrebbe essere più o meno attendibile, un po' per tutti, però diciamo non voglio fare tutto questo ambaradan e dunque cosa faccio? Metto la larghezza del cuscinetto, sommo la larghezza dell'anello elastico e gli do più 0,10. Naturalmente quotato dall'esterno, come si vede qua, qua. Non so se si vede, vediamo di aumentare. Quotato, il C va quotato la battuta qua più estrema, all'opposto del cuscinetto, dunque si vede, no? Qui si vede qua, va quotata qui. Allora, la dimostrazione, adesso vado a mettere un po', ripeto, non voglio essere preciso perché bisognerebbe farlo per ogni caso, però più o meno. Ok, l'idea è questa qua. Allora, uno dice, ok, come c'è scritto qua, il gioco massimo, il gioco minimo, questo, secondo le tolleranze che ci sono sul manuale di meccanica, in H13, H11, così via, alla fine. In questo caso particolare io avrei 0,35, 0,15 sul G, non sul G1. Allora a questo punto io potrei dire ok, sul G1 invece vado a mettere, vediamo se facciamo G1 min uguale a 0, anche se dovrebbe essere un pochino, però sono proprio lì, poi vabbè, dovevo mettere qualcosa in più, però vabbè, gmin è uguale a 1, a 0. A questo punto vediamo se posso fare copy imposte, questo qua gmax, che è la quota per oggi, 1 max, dunque può dare da 0 a, io dico sto sotto lo 0,35 e dunque gli metto 0,3, 0,3, ok? A questo punto, perché io voglio che il G1, cioè ci sia tra 0 e 0,3, che è un pochino meno della Gmax, ok? A questo punto cosa faccio? Uso questa equazione. Dunque, io vado a fare, posso fare così, copy, paste. Allora, G1 min, se vedo questa equazione, è C min meno A max, che A max è 23, meno Bmax, che Bmax è 2,5. Vediamo di. Ok, Gmin abbiamo detto che è 0 uguale
a zero. E dunque questo sarebbe, se io porto, dunque di conseguenza, posso copiare, copy, paste, diventa cmin, è uguale a 25.5. Ok, adesso faccio la stessa cosa, copy e incolla, lo porto qui per G1 max, G1, però adesso facciamo max. Che questo qua io ho detto che era 0.3. A questo punto il Cmax, questo diventa Cmax, ok, cos'è che è? È la min e dunque dovrebbe essere, invece che 23, 22.88. Andiamo a allungarla. Ok, meno 2.44, giusto? 2.44, perché se faccio 0,6, 0,6 diventa 2.5. E dunque, qua io faccio così, vado a copiare qua, copy, paste, ok. E dunque questo Cmax è uguale a, abbiamo detto, posso andare con la calcolatrice che faccio prima, cancello, dunque faccio 22.88, giusto che è 12, sì, più 0, no, più 0.3 più 2.44 e viene 25,62, dunque potrei fare 25,6 e dunque alla fine cosa potrei fare? Potrei fare che la quota è, vediamo, la quota copia, copia, paste, è in C, è un 25,5 più 0.1 e dunque a questo punto sarebbe valore minimo accettabile 25.5, il valore massimo 25.6. Alla fine è semplicemente copiare il 23 più il 2.5 che è la larghezza dell'anello elastico, aggiungendo un decimo più 0,10, ok? A questo punto, cosa che si può dire? Diventerebbe molto, in modo molto empirico, molto semplice. Magari non è precisissimo, ok? Però più o meno, se non devo, voglio fare tutti i conti, questo dovrebbe funzionare. E dunque in modo molto veloce io so come quotare la sede dell'anello elastico, il posizionamento, la localizzazione, diciamo. Naturalmente deve essere all'estremo opposto, vedete il C, andiamo a vedere poi, andiamo a aumentarlo, deve essere all'estremo opposto, non qui, ma qui, e poi dunque aggiungo questo, la larghezza del cuscinetto, la larghezza di questo, e aggiungo la tolleranza più 0,10. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.